Sono stato in parte anticipato da professore Fulci perché volevo ricordare pure io la fortunata coincidenza di questo nostro incontro con il bicentenario della Costituzione, della nascita del giugno 1814 da parte di Vittorio Emanuele. E quindi plaudo all'iniziativa, non so se la scelta della data sia stata voluta o casuale, ma se fosse casuale, sì, è stata casuale, è stata una felice coincidenza. È stata una felice coincidenza, anche perché c'è un forte collegamento, io vedo, tra la nostra comunità e l'Armeria, sicuramente. Ricordo così, en passant, che molti dei comandanti dell'Arma dei Carabinieri poi alla fine si sono sistemati. Moltissima progenie dei comandanti dell'Arma dei Carabinieri hanno trovato qui anche il loro completamento coniugato. No, riferisco alle figlie del maresciallo Mordica, alle figlie dell'altro maresciallo, numerose. Poi ci sono ovviamente tantissimi nostri concittadini, cominciato da Giove fino a tanti altri, a Linea Pamone, tanti altri che sicuramente non si ricordano, che militano con un onore nell'Arma dei Carabinieri. Colgo l'occasione, però, a nome, penso di poterlo fare anche a nome di tutti, sicuramente a nome dell'associazione che rappresenta anche di altri, per esprimere le più sentite condoglianze a militare, al vostro dipendente, il vostro collaboratore che ha avuto quella perdita così facile e così dolorosa che ha colpito tutta la comunità. Ricordo ancora, visto il mio pezzo, che però oggi abbiamo parlato di reati contro il patrimonio, però sono parte, poi non è così, non è stata sempre quest'isola felice esente da reati anche più gravi. En passant, voglio solo ricordare all'attenzione, ci fu un incendio di un'autovettura di un nostro collega avvocato, c'è stato un omicidio, ci sono state, diciamo così, interventi della magistratura anche nel campo della malavita associativa e così via. Se ricordiamo i giornali, le prime pagine o le pagine di cronaca locale dei giornali, vedremo che poi non sempre e non, diciamo così, non di frequente solo pare stare in isola. Abbiamo avuto anche noi, perché non credo che sia giusto poi addebitare la responsabilità di questi nuovi interventi delittuosi sulla presenza di cittadini non originali di soldati. E non è stato fatto, però bisogna anche tener conto di questo. Un altro elogio, credo, e un altro merito va riconosciuto alla scuola. Il sindaco ci ha accennato lì. E voglio ricordare che 2 anni fa Solovaga, tramite la scuola media, ha avuto un convegno, un POM sulla legalità, che ha visto la presenza conclusiva di Franco Roberto, l'attuale procuratore nazionale antimafia, che allora dirigeva la via di Isabella, del procuratore di Isabella. Era lui. Tutto questo concludo con ricordare anche una notizia di stamattina sui giornali, sulle truffe informatiche, perché è vero che attraverso il computer si assumono informazioni e dati, ma è anche vero che attraverso questi dati poi si commettono delle truffe che non sono meno dannose di quelle che vengono perpetrate nei confronti dell'anziano, del vecchio, dell'ingenuo, perché attraverso la conoscenza di dati
PIN, la banca, tanti altri meccanismi sofisticati, ci hanno riempito la testa di PIN e non sappiamo più dove ci sono scontati, portando. Però nel sangue c'è un'effettiva recrudescenza, un incremento di questo conflitto qua, e lo segnalo in giornali di stamattina. Colgo l'occasione per richiamare alla fine un solo concetto che già è stato ampiamente espresso. La nostra unica arma di difesa è quella della cultura del vicinato, che ha implicazioni di carattere sociale, sociologico, religioso, tant'è che l'ha richiamata anche il nostro Don Franco nella sua ripetutamente nelle prediche che va facendo. La cultura del vicinato è il nostro unico sistema di controllo e di sicurezza che ci potrà consentire di vivere in maniera più tranquilla, più serena, ed evitare quei fenomeni così dolorosi. Il comandante è stato molto gentile, molto lieve nel parlare di reati contro il patrimonio che poi trasseguono in reati di violenza. Noi abbiamo avuto tentati omicidi, abbiamo avuto sequestri di persone, anche recentissimi a danno di un nostro collega che è stato malmenato, così. Per cui poi questi fenomeni di violenza sono molto in sé, sono molto pericolosi e destano pure molto allarmi sociali, perché quando ti rubano la macchina ti senti defraudato, ti senti violato, così come se ti rubano un portafoglio, se ti rubano un oggetto qualsiasi. Ma quando poi si immettono nell'intimità della casa e portano via gli oggetti più caldi che hanno dato il valore verace, c'è il ricordo, c'è l'oggetto d'oro che è il regalino della prima comunione, il ricordo del nonno, ecco, sono cose che veramente lasciano un segno in maniera profonda, lasciano un segno in maniera profonda nelle cose dell'anima. Sei veramente violato, al di là della violenza. Ringrazio il comandante per la sua disponibilità. Io credo che questa sia la strada da percorrere, nel senso che più spesso e più di frequente, anche su altri argomenti, sarebbe opportuno che l'arma o tutte le forze dell'ordine si mostrino e siano, al di là di quello che già sono, vicini alla gente, perché si sa che nel comandante della stazione, prima che il tutore dell'ordine, può trovare l'amico che può dare la mano in tante situazioni, dai reati ambientali, sanitari, edilizi, eccetera, 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 fino alla guardia carcere, perché i carabinieri si interessano di tutto. Competenza generale. Dall'alto dall'ambiente alla bestemmia. Vedi,